Napoli scalda i motori per il campionato mondiale offshore classe 3C. Dal 18 al 22 settembre il Golfo Partenopeo sarà il teatro naturale della gara che sancirà il vincitore del titolo iridato. Le gare, organizzate dal Circolo Canottieri, sono in programma giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22 settembre. Il percorso è stato curato nei minimi dettagli e realizzato sotto costa per garantire un grande spettacolo agli appassionati e curiosi che seguiranno gli scafi sfrecciare in mare. Si parte dal Molosiglio con passaggio per Castel dell'Ovo e Piazza Vittoria per poi puntare il largo prima di Mergellina e quindi rientrare all'altezza del Molo San Vincenzo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento, ringrazio il Circolo Canottieri Napoli che ancora una volta rappresenta un fiore all'occhiello per questa città e ospita questo bel evento. Quindi Napoli, napoletani, mi auguro che in tanti vengano a seguire questo tipo di sport che comunque rappresenta sì uno sport un po' sui generis ma certamente di grande attrattiva. Sono 16 i piloti che prenderanno parte al mondiale, favoritissimo il finlandese Marcus Johnson, vincitore di 3 titoli, mentre l'Italia farà il tifo per i fratelli napoletani Diego ed Ettore Testa. E siamo veramente orgogliosi e contenti che questa città ancora una volta si presenterà alla platea mondiale nel meglio con un evento di grandissima importanza, che non è soltanto un'importanza direi sportiva, ma è anche un'importanza di questa città che vuole assolutamente essere sempre tra le prime.